Posso farti una domanda ipotetica? Oh, signore, non mi piacciono le domande ipotetiche. Oh, non ti piacerà neanche quella vera. Ce li hai i documenti? Non ancora. Questa palla nella sicurezza è devastante. Li hanno trafugati dal Pentagono. Sono i documenti più riservati sulla guerra. Il Times ha 7.000 pagine che illustrano come la Casa Bianca abbia mentito sulla guerra del Vietnam per 30 anni. Quanto hanno mentito. Quei tempi devono finire. Kay, li preoccupa che ci sia una donna a capo del giornale. Che possa non avere fermezza per le decisioni difficili. Grazie, Arthur, per la tua franchezza. Facciamo il nostro lavoro. Troviamo quelle pagine. Tu qui parli di rivelare anni di segreti governativi, ma è legale. Secondo te qui cosa facciamo di mestiere? Ben, forse ho qualcosa. Deve essere merce preziosa. Solo segreti governativi. Al New York Times è stato vietato di pubblicare ulteriori documenti riservati riguardanti la guerra del Vietnam. Se li pubblichiamo, saremo alla Corte Suprema tra una settimana. Ovvero? Potremmo finire tutti in galera. Prendere questa decisione, rischiare il suo patrimonio e l'azienda che è stata tutta la sua vita, è un atto di grande coraggio. Se il governo vince, il Washington Post non esisterà più. Se non li obblighiamo noi a darne conto, chi lo farà? Ma non li possiamo obbligare se non abbiamo un giornale. Nixon userà tutto il potere di un presidente. E se c'è un modo di distruggermi, quanto è vero, Dio lo troverà. Ti sto chiedendo un consiglio, Bob, non il permesso. Non può farlo. C'è in gioco il prestigio dell'azienda. Che succede se non li pubblichiamo? Perderemo. Il paese perderà. E adesso che cosa farà, signora Graham? For sure, if it's alright with you, I'll break it in for-